Oggi possiamo dire che abbiamo vinto una sfida straordinaria e grazie ad una vera e propria alleanza con la provincia di Pescara, che ha condiviso pienamente l'obiettivo di dare a questa scuola nuovi e moderni laboratori di enogastronomia, sale e accoglienza turistica, oggi noi possiamo presentare alla città e offrire a tutta la popolazione studentesca, anche di fuori regione, una struttura moderna ed efficiente. In questo modo noi potremo garantire al meglio una formazione di eccellenza nelle professioni della ristorazione, della ricezione alberghiera e del turismo, che sono ormai gli asset strategici della nostra regione. I vecchi laboratori sono in funzione dal 1990, ma in realtà erano stati originariamente previsti come officine di meccanica per l'Istituto Professionale di Marzio, quindi erano sotto molti aspetti non adeguati alle esigenze di un moderno istituto alberghiero. Quella di oggi è una giornata importante per l'alberghiero, ma anche per ricordare il fondatore dell'alberghiero di Cecco, il primo preside Giuseppe D'Incecco. È una giornata importante e anche commovente. Sì, io sono veramente commossa per questo riconoscimento che è stato dato a papà, che amava questa creatura come fosse una parte della sua famiglia. E quindi il fatto di sapere che è un segno di quello che lui ha fatto per questa scuola oggi viene concretizzato, a noi fa molto piacere. Questo era il suo intento, lui aveva avuto questa intuizione, questa lungimiranza, e già da allora, dai primi anni, ci furono i primi risultati. I ragazzi che avevano iniziato furono chiamati in tutte le parti d'Italia e del mondo per poter lavorare.